vedi, sono tutte gare corte, da tre giri, che li allenano ad andare forte nelle prime fasi di gara. Amici di moto.it, siamo sulla pista di Ottobiano, dietro di me vedete i talenti azzurri Pata, siamo in provincia di Pavia, abbiamo trascorso un'intera giornata con loro, seguiteci. La direzione, chi è che me lo spiega? E cosa devo dire? Si spinge sulle pedane e per fare il cambio si scivola il culo dalla sella. Si trasferisce il carico da una parte a quell'altra. Quindi aiutiamo la moto a curvare spostando il peso all'interno della curva. E la posizione del corpo come deve essere? Oggi dormo. Giù. Giù? Appunto, bisogna dirlo. Allora, bisogna caricare la posizione della testa. Guarda il virillo. Bisogna sempre guardare il virillo in uscita. Il corpo anticipa la moto. Sempre. Se no siete sempre in ritardo. Molti di loro, da grandi, faranno davvero piloti nei campionati nazionali, europei e mondiali. I talenti azzurri sono un progetto della Federazione Motociclistica Italiana per cercare e far crescere giovani piloti di tutte le discipline motociclistiche. Esiste da una decina d'anni e da qui sono passati nomi importanti che ora fanno il mondiale come Celestino Vietti, Tony Arbolino, Filippo Farioli, Matteo Bertelle e Alberto Surra. La filosofia dei talenti azzurri è quella di segnare un po' una strada, un cammino per questi giovani che si approcciano al mondo del motociclismo. Ovviamente quelli che hanno delle caratteristiche un po' più spiccate rispetto ad altri, quelli che si comportano meglio durante i nostri campionati italiani. Il progetto Talenti Azzurri sostiene i giovani con delle borse di studio. Capita, infatti, che nei giorni di allenamento i ragazzi debbano saltare la scuola. Senti Guido, ma in questi giorni in cui vi allenate siete più contenti perché vi allenate o perché saltate la scuola? No dai, perché ci alleniamo, comunque ci divertiamo, andare in moto è quello che vogliamo fare da grandi, quindi sicuramente perché andiamo in moto, poi la scuola se si può saltare, però è importante comunque. Ma con i compiti e con la scuola come fate? Ci mettiamo a posto, nel senso, vediamo i compiti. Tipo la sera dopo cena? Sì. Anche? Quindi ci sono dei sacrifici da fare? Sì, molti, perché se vuoi fare uno sport costoso ti devi molto impegnare, fare sacrifici. Complessivamente sono oltre 70 piloti di 9 differenti specialità. In questo video vedremo le tecniche e gli allenamenti che gli istruttori fanno fare ai ragazzini della velocità, che sono circa 20 tra maschi e femmine. Allora, noi in una giornata svolgiamo 3 ore, 3 ore e mezza effettive. Ma in questo gruppo in cui siete qui a allenarvi, no? Siete rivali o amici, vi aiutate? Amici, sempre, però anche in pista rivali. Tutti cercano di andare più forte possibile, tutti miglioriamo. Sì, dai, alla fine siamo tutti amici. Anche per te? Anche per me, penso allo stesso modo, però adesso che facciamo delle garette nel pomeriggio siamo sempre in amichevole. Partiamo, dai! Una giornata tipo inizia con gli esercizi sul piazzale, in cui si allenano i cambi di direzione e si cerca di limitare il neutro. Questi sono i famosi cambi di direzione. Sì, è un allenamento importante perché da qui si allenano a fare il trasferimento di carico, la posizione in sella, a guardare l'obiettivo fuori dalla curva, in più unito a una bella dose di resistenza, perché questo è l'esercizio più lungo, nel senso che fanno 20 minuti ripetendo questo esercizio che all'interno trova quasi tutti i fondamentali. Stiamo lavorando molto su una tecnica abbastanza affinata e comunque ben nota nei livelli alti del mondiale, così, che è quella lì del neutro. Il neutro cos'è? È la fase in cui freni e ridai gas. Lì c'è una fase appunto neutra che più si neutralizza, si toglie questa fase, più comunque la moto va meglio. Per capire un meccanismo pratico, in sostanza uno magari se riduce il neutro in quello spazio può anche magari fare un sorpasso in staccata. Sì, assolutamente, assolutamente. Può dar gas prima oppure può allungare una frenata. Magari loro qui ora non hanno voglia di farlo, poi se lo ritrovano in sì, gara. Sì, inneschi dei meccanismi che poi boom, li fanno. Tutti i meccanismi che fatti con le motine e ti porti dietro poi con le moto grandi. Ma che rapporto hai? Qual è questo? Qual è? Sì,
Sì, questo. Questa? Sì. Ciao. Ciao. Robby! Sì. È la bianca, quindi nessuno? Gabri, hai alzato la mano due volte. Ok. Hai alzato la mano due volte. Naturali. Sentite, ma le gare dei vostri colleghi più grandi le guardate? Io sì, ieri sera ho appena guardato la gara. Che gara hai guardato ieri sera? Della MotoGP. Cosa hai notato? C'erano tante cadute, però mi è piaciuta molto, però non era molto bella. Non era molto divertente, non è stata no, molto divertente. Perché sono caduti tanti. Sì, sì, sì. Però ci sono molti cambi di direzione lì in Texas, o no? Sì, molto. Chi sono i tuoi piloti preferiti? Prima era Valentino Rossi, che adesso non corre più. Sennò adesso Marco Marquez forse. Un po'. Dove saremo Ronaldo? Certo, perché te però hai scosso la testa, perché il tuo pilota preferito chi è? Marquez, da sempre. Prima diciamo Stoner, prima che arrivasse Marquez, e appena poi si è ritirato da lì, da sempre. Scusa, ma Stoner si è ritirato nel 2012. Sì. Te quanti anni avevi nel 2012? Sono nata nel 2008. Quindi 4. Sì. Capito, te invece? I miei sono Capirossi come sempre, e invece di adesso è Quartararo e Pecco. Ma Capirossi le gare le hai viste poi in televisione registrate? Perché sì, sì, cioè, non ero ancora nato. Ma l'hai conosciuto Capirossi? Sì, sì, l'ho conosciuto a Valencia l'anno scorso e l'ho rivisto quest'anno. Che ti ha detto? Come stavo, se andava tutto bene, se ero pronto per la gara. Te invece hai conosciuto Mark? Allora, diciamo che abitando vicino al Mugello sono sempre andato tutti gli anni da quando ho avuto la possibilità in autodromo. Allora, chiacchiere così da parlare mai in realtà, però sempre visto tutti gli anni. Poi si scende in pista per delle gare brevi, garette come le chiamano i piloti, 3-4 giri al massimo. Eccoli! Questo è Roberto, il loro tecnico, per loro è anche quasi come un padre, mi diceva che lo cercano con lo sguardo anche mentre sono in corsa, se magari lui durante un turno di allenamento così una gara e gli suona il telefono per 30 secondi, loro se ne accorgono, ma sei sempre stato al telefono e magari era solo per un minuto di telefonata. Qui assistiamo a una cessione di saponette in diretta, perché cosa è successo? Le finite te? Le finite tutte, ma le sono portate di cambio. Grazie mille. Ci sono. Però Gabri, perfetto. Ecco, queste vedi sono tutte gare corte, da 3 giri, che li allenano ad andare forte nelle prime fasi di gara. Quindi loro sanno che la gara è dura poco, quindi devono tirare e in effetti il ritmo nei primi 2-3 giri è impressionante. Quindi questo è un allenamento specifico per le prime fasi di gara. Essendoci più gare, i tecnici della federazione provano anche in partenza chi mettere davanti e chi mettere dietro. Per esempio, ora senza fare i nomi dei piloti, gli hanno messo davanti un pilota che è molto bravo nelle curve, eccetera. Soltanto che, diceva Roberto, il tecnico ha una gestione un po' particolare della gara, per cui viene messo volontariamente davanti per cercare di indurlo a fare la gara davanti, perché comunque, secondo il tecnico, probabilmente neanche per stare davanti da solo. Quindi vengono affinati tutti gli aspetti della corsa. Qui siamo in un cambio di direzione molto tecnico, perché arrivano da una frenata in curva con la moto molto inclinata e devono fare un cambio di direzione molto accentuato in accelerazione. Quindi questo è uno sicuramente dei punti di riferimento in questa pista, sulla base dei fondamentali appunto che noi sottolineiamo sempre. Il cambio di direzione è uno dei principali. È il più importante perché comunque con le gambe direzioni la moto, con i piedi direzioni la moto e la moto se la facciamo curvare in modo veloce, ma apriamo prima il gas, quindi è una conseguenza assolutamente importante.
Come sono andate le gare? Queste gare? Bene. Siete divertiti? Sì. Faticoso però. Un po' faticoso però. Faticoso perché è caldo? Perché. È molto caldo. Poi una pista tecnica e nel CIV Junior si gira in autodromi. Almeno per me, non sempre. Sì, tre gare abbiamo fatto. E positive, dai, comunque sempre battaglia. Caldo? Poi, molto, molto caldo, però in pista almeno io non lo sentivo parecchio, però contento. È tecnica questa pista? Sì, ci sono punti molto veloci, molto lenti e anche molto tecnici. E la prima parte è molto veloce, curva 1, e poi verso la fine si trovano parti un pochino più tecniche e più lente, però... Ti piace? Sì, molto bene. Sono propensi al lavoro tutto il giorno, lavoriamo sulla tecnica, lavoriamo tanto e il gruppo è fantastico, lo devo dire, e dai, andiamo avanti. Da Ottobiano e dai Talenti Azzurri è tutto, abbiamo visto come si allenano, il video è finito. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto, valutate di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video.